Da oltre 50 anni, Linde, marchio leader sul mercato, ottimizza la trasmissione idrostatica impiegata sui carrelli elevatori per movimentare ogni giorno milioni di tonnellate in tutto il mondo. I nostri clienti possono sperimentare in ogni manovra l'esperienza pluriennale di Linde e nell'ultimo stadio dell'evoluzione dei nostri carrelli possono apprezzare ancora di più i risultati raggiunti. L'innovativa pompa a portata variabile installata sul nuovo modello Evo con portate da 2 a 5 tonnellate ha consentito nuovamente a Linde di dettare standard di efficienza mai raggiunti in questa classe di prodotti. La pompa ad ingranaggi, che determinava un flusso continuo di olio, è stata sostituita da una pompa a portata variabile che rappresenta il nuovo concetto di trasmissione dell'energia sulla serie Evo. La trasmissione Linde regola automaticamente l'efficienza delle prestazioni in funzione del carico movimentato. La pompa idraulica è stata sovradimensionata, facendo sì che il numero di giri richiesto al motore per i movimenti del montante sia minimo. La velocità del sollevamento ed il numero di giri del motore sono indipendenti. Le emissioni sonore e di consumi sono così notevolmente ridotti, fino al 28% in meno, come evidenziato dai test condotti sulla serie Evo. Si può dire che il nuovo Linde Evo è inestimabile? Per noi, il livello di efficienza raggiunto dalla serie Evo non ha prezzo. Per decenni, Linde ha costruito i migliori carrelli sul mercato e i nuovi modelli Evo non fanno eccezione. Il nuovo Linde Evo è equipaggiato di serie con 3 programmi di marcia, personalizzabili dal tecnico di assistenza Linde secondo le reali esigenze del cliente. Il programma Efficiency rappresenta il compromesso. Per molti anni, questo ciclo di lavoro, certificato dal TÜV, ha dettato lo standard nelle prestazioni, mantenendo Linde un passo avanti rispetto alla concorrenza. Il programma Performance è indicato per i clienti che hanno bisogno di massime prestazioni. Questa modalità è stata sviluppata per cicli di lavoro con carichi pesanti, lunghe percorrenze e operazioni su rampe. In aree produttive caratterizzate da linee automatizzate, percorsi brevi e limiti di velocità, è richiesta una movimentazione attenta con ritmi costanti e consumi contenuti. Per ottenere questi risultati è disponibile il programma Economy. Indipendentemente dal tipo di utilizzo, i carrelli Linde sono sempre i numeri uno. Disporre di tecnologie all'avanguardia è decisivo, specialmente quando si tratta di efficienza, affidabilità, costi. Sui normali carrelli termici, situazioni anomale come i livelli minimi dei liquidi nel motore vengono a volte segnalate dall'attivazione di una spia, ma il carrello può continuare ad operare senza limitazioni. L'operatore può non tenere conto di queste indicazioni, causando gravi danni al carrello che si trasformano in pesanti costi. I nuovi carrelli Linde Evo dispongono oggi di un sistema intelligente che interagisce attivamente con l'operatore. Il sistema infatti non fornisce solo informazioni sullo stato del carrello, ma in caso di ripetuti allarmi ne limita la velocità, impedendo così il danneggiamento dei componenti. Il nuovo Linde Evo effettua il monitoraggio del livello e della pressione dell'olio e di 5 altri stati del motore e fornisce inoltre all'operatore le relative segnalazioni. Il primo avviso ottico del display è seguito da un segnale acustico. Se l'operatore ignora l'avvertimento, il carrello passa allo stato di autoprotezione, limitando la velocità di marcia, impedendo così all'operatore di proseguire con la normale attività. I giorni in cui dimenticarsi di effettuare i controlli dell'olio e le verifiche visive poteva portare a costose riparazioni sono ormai un lontano ricordo. La riduzione automatica della velocità in curva, uno standard di sicurezza nel segmento dei carrelli elettrici, è stata oggi sviluppata da Linde ed è disponibile anche per i carrelli termici. Linde, primo costruttore al mondo ad offrire questo dispositivo sui carrelli termici, ha equipaggiato di serie tutti i modelli Evo da 2 a 5 tonnellate con il sistema di riduzione automatica della velocità in curva. Diamo uno sguardo alle difficoltà che un operatore deve affrontare quando curva.
Durante lo scarico di un automezzo con ritmi di lavoro serrati, può succedere che l'operatore affronti la prima curva a velocità troppo sostenuta con il carico sulle forche. Ciò può causare il ribaltamento del carrello e l'aumento dello stress per l'operatore. Tutti i nuovi modelli Evo sono ora in grado di assistere i conducenti in ogni curva. La sicurezza è aumentata e l'operatore può concentrarsi sulla movimentazione del carico. Come funziona il dispositivo? Un sensore che rileva l'angolo delle ruote sterzanti lavora con l'unità di comando del carrello per determinare la velocità massima e la trazione in ogni curva. Con l'aiuto della trasmissione idrostatica Linde, questa informazione è utilizzata per calibrare l'inclinazione del disco oscillante della pompa e la risposta dei motori idraulici delle ruote. Tutto sotto controllo, grazie ai dispositivi di serie dei modelli Evo. I carrelli Linde sono equipaggiati con un sedile ed un bracciolo perfettamente integrati l'uno con l'altro. Sulla nuova serie Evo, inoltre, non solo sono state incrementate le dimensioni del bracciolo, ma è possibile effettuarne la regolazione in orizzontale e in verticale con un singolo movimento. Il nuovo posto operatore è dotato di vani per tutti gli oggetti di uso quotidiano, come guanti, telefono, portafoglio e penne. Per tutti i modelli con portate da 2 a 8 tonnellate, Linde ha introdotto una nuova serie di sedili dall'ergonomia eccezionale. È disponibile una grande varietà di esecuzioni, standard, comfort, super comfort e super comfort active con raffreddamento automatico della seduta. Caratteristiche come la regolazione dell'altezza, la sospensione ad aria ed il riscaldamento sono incluse nel pacchetto del sedile in funzione della configurazione prescelta. La nuova serie Evo è costruita intorno all'uomo. Il nostro obiettivo è far sì che l'operatore si senta riposato sia prima che dopo il suo turno di lavoro.